manca il fiato. Toglie veramente il fiato. Sono venuto su di corsa, ma wow, veramente la cima questa cazzuta, dai, diciamo così. Sono dei passaggini interessanti. Cari amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Beh, sono al cospetto di questa, di questo ometto di vetta che mi indica che sono arrivato in cima al San Sebastiano Nord. Cima, che dire, fantastica da qualsiasi punto di vista, sia dal percorso iniziale che parte appunto, guardate, proprio lì ho lasciato la macchina dal passo Duran e ci porta con un giro ad anello sotto qui a risalire di là e poi fare tutto il sentiero che ci porta fino quassù. Che dire, io ragazzi vi lascio alla visione di questo itinerario, like, condividi e iscriviti al canale, mi raccomando, e buona visione. Un po' di arrampicata qua, semplice, si verso la cima. Incredibile, prima volta che vengo qua, ma davvero merita, specialmente in questo periodo che siamo ad agosto, in Dolomiti c'è il casino, sempre pieno di gente, mentre qua proprio si sta da Dio. E comunque i panorami non sono da meno, e neanche le cime non sono così semplici. Mamma mia, spettacolo. Guardate, lì abbiamo anche il Bosco Nero, in Cibiana, i Sfornioi, Monteritte. Qui dietro abbiamo il Pelmo, poi lì le Tofane, dove sono laggiù più indietro, eccole là. Mamma mia, davvero davvero un gran spettacolo. Bella salitina alla cima. E bei saltini. Questa qua è la via di salita, c'è qualche ometto che la indica, però sì, prestate attenzione, insomma è una via normale, c'è qualche passaggino da arrampicare, ma dai, il sentiero è anche abbastanza visibile, quindi non è poi così malvagio.
Bene, sì amici, siamo arrivati alla fine in questo nostro itinerario spettacolo e niente, dai, che dire. Peccato che il pelmo non si vede perché sarebbe bellissimo adesso. Che dire, i dati tecnici ve li lascio in descrizione perché l'orologio credo abbia fatto un po' il matacchione oggi. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora like, condividi e iscriviti al canale. E noi ci vediamo una prossima escursione, barra avventura, barra gita, barra anche birrette, perché no? Ciao!